Le scuole a Venezia, Calegheri, Varoteri e la scuola Dalmata. Nella città di Venezia, per scuola o scola, si intendeva un'antica istituzione di carattere associativo-corporativa, sia l'edificio che ne costituisce la sede. Le scuole erano confraternite laiche che sceglievano un santo protettore e alle quali aderivano cittadini di ceto medio. I patrizi aderivano solo alle scuole grandi. Nella ricorrenza del giorno in cui si celebrava il Santo Protettore veniva tenuta una processione. Nel giorno di San Marco, il 25 aprile, ogni scuola si recava in corteo nella basilica, esponendo il proprio stendardo. Le scuole avevano una mariegola, madre regola, ossia gli atti istitutivi delle scuole stesse. Presiedute da un guardian grande, il capitolo era l'organo che riuniva tutti i confratelli. La Banca Ozonta era l'organismo con incarichi direttivi, tipicamente composto da una quindicina di persone. Molte scuole riunivano associazioni di lavoratori a Venezia, albanesi, schiavoni, barbareschi, greci e di altre provenienze, fornendo alla comunità straniera assistenza economica, avviamento al lavoro, aiuti spirituali e materiali, nei momenti difficili dell'esistenza. Stavo girando per fare le riprese delle scuole grandi, ma ho deciso di farvi vedere tre delle scuole che sono rimaste a Venezia. La prima, la scuola dei Caegheri, calzolai in veneziano, ubicata nel sestiere di San Polo in Campo Santomà, di fronte alla chiesa omonima, vicino alla Basilica dei Frari. Oggi ospita la biblioteca di Santomà. La scuola dei Calegheri fu fondata nel 1383 sotto il patronato di Sant'Agnano, il ciabattino guarito e convertito da San Marco. L'arte univa i Calegheri che fabbricavano scarpe stivali e gli zavateri che invece facevano ciabatte e zoccoli. Le prime attività furono presso la chiesa di Santa Maria della Carità, poi trasferitosi nel 1478 a Santomà. La scuola poteva disporre di un altare ornato dalla pala di Giovanni Fazioli. San Marco guarisce il calzolaio agnano, posto in sostituzione di un dipinto di Palma il Giovane. Nello stesso altare, nel 1793, fu trasferito dalla Carità il corpo di Sant'Agnano, protettore della scuola. Nei verbali di confisca, a seguito delle soppressioni napoleoniche, la scuola conteneva 12 quadri considerati dall'esecutore di niun pregio e di cattivo stato. Altra scuola che ho citato nell'ultimo video è quella dei Varoteri, ubicata nel sestiere di Dorsoduro in mezzo in campo Santa Margherita, la confraternita dei Pellicciai, o Varoteri, o Vaiati, fondata nel 1312 presso la chiesa dei Crociferi, l'attuale chiesa dei Gesuiti. Dopo varie peripezie fu spostata a Santa Margherita. Nel 1808, al momento della soppressione, l'arte possedeva, oltre a una pala d'altare, altri 13 quadri, di cui due considerati di pregio. Sulla facciata nord, un grande bassorilievo incorniciato rappresenta la Madonna con Bambino e confratelli Pellicciai, che risale al 1501, proveniente dalla vecchia scuola che dicevamo prima dei Crociferi, oggi Gesuiti. Per ultimo andiamo nel sestiere di Castello, nella scuola di San Giorgio degli Schiavoni. La scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, detta anche scuola di San Giorgio degli Schiavoni, è un edificio di Venezia situato nel sestiere di Castello. L'istituzione fu fondata nel 1451 per assistere i dalmati residenti a Venezia o di passaggio in città. A differenza di altre scuole di devozione e di mestieri veneziane, è a carattere nazionale ed è una delle uniche due scuole, assieme alla Scuola Grande di San Rocco, ad aver mantenuto un'ininterrotta attività fino ai giorni nostri. Il suo interno è adornato di una serie di importanti opere d'arte, tra le quali un celebre ciclo pittorico di Viettor Carpaccio. Quindi per soli 6 euro potrete vedere nella sala terrena i tele di Viettor Carpaccio e un particolar soffitto a travature decorate. Storia dei Santi Girolamo, Giorgio e Trifone, 1502-1507. Tempere su tavole. Sopra l'altare è presente la pala con Madonna in trono con bambino ed angeli. La sala al piano superiore, detta dell'albergo, anch'essa di ridotte dimensioni, è caratterizzata da un soffitto ligneo con decorazioni pittoriche, opere di Bastien Damourin,
e dalla collocazione lungo le pareti di varie tele di scuola palmesca. Presenta inoltre un altare con i santi protettori della scuola e ai suoi lati due tavole dorate, San Girolamo e San Trifone del XV secolo. Ogni volta che faccio un video per questo canale scopro delle cose incredibili, quasi nascoste, e rimango estasiato. Spero di potervi trasmettere una parte di queste emozioni e vi lascio al seguito delle riprese. Lasciate un commento se vi è piaciuto il video e noi, se il cielo vuole, ci sentiamo al prossimo. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè. In più avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo. E potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!